Alla Camera si sta votando la fiducia per Matteo Renzi, a lei piace, non piace? Ma ci credo, ci voglio credere perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di cambiamenti e di qualcuno che porti qualcosa di nuovo, di positivo. Non sarà facile, ma vogliamo crederci. Allora che arrivasse una persona come Renzi, non se ne poteva più, guarda. Che cos'è che le piace? L'intraprendenza, perché le cose lui le vuol fare. E non è certamente uno scaltapoltrone quello. Ieri sera ho visto, noi siamo stati abituati a vedere il nostro parlamentare dormicchiare, spesso e volentieri. Ieri sera, quando ho visto che lui parlava, erano tutti svegli perché lui è sveglio, lui ha una Certo. marcia in più. Io ci credo, è l'unico secondo me che in questo periodo che può fare qualcosa, se lo lasciano lavorare, perché sarà una gara molto dura. No, piace o non piace, non è la domanda giusta. Perché dico semplicemente che sono un po' passivo nella valutazione. Istintivamente, come devo dire, diffido, fra virgolette, perché non è nei miei caratteri, non è nelle mie condizioni, nella mia considerazione politica. Poi, se fa bene, signore ti ringrazio. Se per caso fa male, mi passi il termine, siamo nella merda fino al collo. Speriamo che veramente ci sia qualcosa di nuovo. Il programma Una riforma al mese è credibile o è una sparata, diciamo, propagandistica? Ma diciamo che credibile, può anche essere credibile, in effetti bisognerà vedere se lo faranno lavorare bene. Poi dopo il discorso uno al mese o uno ogni 2 mesi, quello magari sono parole che si dicono, il più è riuscire ad attuarle, ecco. Mi auguro, cioè in teoria non dovrebbe essere fattibile, perché considerato che ci sono voluti 20 anni per non fare niente, cioè questo qui arriva adesso una base elettorale, no, una base di voto abbastanza solida, o meglio fino a un certo punto, però come dico prima, lo si deve accettare come una sorta di speranza, poi chi la vede come un miraggio. Oppure chi la vede invece confidando che sia, essendo innovativo anche come presenza o come immagine, chissà che non si traduca anche nei fatti in qualcosa di nuovo. Il problema però è che il governo Renzi nasce sotto una serie di promesse mancate, ovvero mai più accordi col centro-destra, prima l'Italia comunque con Berlusconi, ora il governo con Alfano. Non andrò al governo senza passare dalle elezioni, invece è successo il contrario, non farò le scarpe a Letta, le ha fatte. Insomma, ci sono i presupposti per poter un attimino contraddire alcune cose che sono state dette, non fatte, viceversa. Diciamo che i fatti parleranno, speriamo, in positivo. Allora, io sono convinta che una persona intelligente sia quella che può cambiare opinione, altrimenti torniamo 40 anni fa quando i comunisti erano radicati e non si muoveva niente. La curiosità, l'intelligenza fa anche cambiare idea. Lui intanto ha avuto l'intelligenza di avvicinarsi a Berlusconi e avere un discorso, un colloquio, quando invece altre persone hanno scartato a priori e andavano dietro ai 5 Stelle che le hanno dichiarato che non volevano nessuno, quindi abbiamo perso del tempo e il tempo è prezioso. Con l'economia che abbiamo adesso ci voleva Renzi. La lista dei ministri invece le piace? No, a piacere, anche lì, cioè, ha dovuto, cioè, ha scelto, poiché il biglietto da visita di Renzi è in un certo modo, se uno sceglie un certo tipo di biglietto da visita deve essere, fra virgolette, conseguente. Più donne, perché è una novità rispetto a prima, in alcuni ministeri soggetti femminili che prima non ci sono mai stati. Alcuni, il trio di Nuova Democrazia, lì non ci sono santi né Madonne, hanno rinunciato al vice premier e il contentino. Il resto è frutto di una situazione, di una forzatura, di un bigliettino da visita decente, però insomma i miracoli non li fa nemmeno lui. Va benissimo Noi siamo donne, e poi io dirò una cosa che forse la Bonino non vorrà. Ha fatto bene a togliere di mezzo la Bonino subito, era ora. ma penso che sia una bella cosa quella lì, almeno è una novità e penso che solo che il discorso di prima, l'importante è che lo lasciano lavorare e che possa fare la legge elettorale prima possibile.
perché se andavo su con la legge elettorale, con i voti del popolo, sarebbe stato tutto un'altra cosa. Quindi governo fino al 2018 come spera Renzi, oppure cercare di andare alle elezioni il prima possibile? No, se è possibile andare fino al 2018, se lo lasciano lavorare, è bene che vada fino al 2018, purché lo lasciano lavorare, sì, altrimenti al voto, però con la legge elettorale no. Il problema però è che la maggioranza è sempre quella del governo Letta, che non è che abbia fatto moltissimo, quindi la domanda è: arrivare fino al 2018 come spera Renzi o fare un governo un po' più di scopo per portare il paese alle elezioni? No. Io personalmente non credo né nelle elezioni né nel governo di scopo. L'ultimo è stato Monti, giusto, fra virgolette, giusto per quel momento, eccetera, eccetera. Adesso come adesso io credo ci vogliono i 2-3 anni, se c'è, esiste questa capacità. Ci vogliono alcuni punti fermi, inquadrati in un programma complessivo. Se così non fosse, vuol dire che ogni 6 mesi, 8 mesi, in base a quelle che sono le problematicità di ogni singolo partito, ci ritroviamo a votare, ci ritroviamo a lamentarci, ci troviamo a differenziarci, ci troviamo a dire. Siamo nei guai fino al collo, se non vogliamo passare sotto tutela europea, vogliamo chiudere, confidiamo in Dio e Renzi, chiudiamo così. Governo di scopo per fare un po' di riforme, far ripartire il paese e andare subito alle elezioni, oppure arrivare fino al 2018 come spera Renzi con questa maggioranza? Però arrivare al 2018 anch'io, sì. Anch'io sono d'accordo.